Il quality of service altro non è che una qualità del servizio che viene definita e richiesta in una comunicazione client-server. Quindi viene definita o durante un'attività di publish, quindi se io pubblico un topic, posso definire il suo QoS, o durante un'attività di subscriber, quindi quando eseguo una sottoscrizione posso definire il suo QoS. È disaccoppiato, abbiamo visto che la caratteristica interessante appunto del disaccoppiamento che gli permette di avere una non conoscenza dello stato reciproca tra publish e subscribe. È dinamico, quindi ogni nodo entra nella rete semplicemente presentandosi al broker e quindi l'infrastruttura può cambiare anche in maniera importante senza aver perdita di performance. Si sposa bene con l'utilizzo in cloud e può essere una soluzione per implementare il Unified Namespace.